Buongiorno tartarughine, ve l'avevo detto che sarei tornata oggi, domenica, e avrei rifatto un po' la casetta, così mi piace già di più rispetto a prima. C'è un piccolo spazio in più, ma soprattutto la torre mi sembra un po' più bella, così un po' più larga. Ho dovuto anche fare dei bagni più grandi, così. Vabbè, io non amo le case gigantesche, ma che vi devo dire? Vi faccio vedere la nuova sistemazione. Qui non è cambiato niente, c'è lei che sta lavorando al computer. Qui invece la camera da letto è rimasta questa, solo che ho messo l'armadio qua. E siccome il bagno era diventato enorme, ho fatto il suo studio qui, così c'è anche lei il suo computer. Vabbè, devo mettere delle cose qui, lo so, però il suo studio di registrazione delle canzoni, lui è lì nel bagno da sempre, da quando ho cominciato a ristrutturarla. La cucina non è cambiata, le scale nemmeno. Qua ho sistemato perché il bimbo sta per nascere, il bimbo di Bright o la bimba. Quindi ho fatto tutti i colori neutri, è un giallo, a me, io adoro il giallo. E quindi ho fatto, adesso è tutta sistemata, tutta la mobilia l'abbiamo sistemata. E poi su è cambiato molto perché c'è la camera del figlio del Tristo. Questa perché, non ve l'ho detto, alla fine dai, non mi c'è voluto molto. L'ho invitato qui, ma non riuscivano ad andare a fare fichi fichi qui, non so perché. Mentre al lavoro ve la faccio vedere così, è un po' più, ecco, entriamo dalla porta e andiamo, no, andiamo più giù. Io col tab sono negata. Ok, eccola qua, la cameretta di, non so, figlio o figlia del mietitore. Quindi sul lavoro lei l'ha trascinato di nuovo nella doccia, ma questa volta non si sono limitati a fare fichi fichi e hanno fatto un figlio. Era un po' perplesso il Tristo, perché evidentemente come marinai, lui in ogni porto c'ha un figlio. Qui c'è il bagnetto del piccolino, mi scordo sempre di mettere i soffitti, per ora c'è solo il vasino e la vasca. E ecco la cameretta, è questa qua, mi piace un sacco lilla, ho provato un po' tutti i colori, ma con la culla del Grimm, che ha fatto solo una culla, non ha fatto l'armadio per i bebè, niente, d'altronde era appena uscito il kit. Quindi, ok, poi abbiamo, lì c'era la biblioteca, la libreria, la camera di lei non è cambiata, ho solo aggiunto uno scatolone dove ho messo tutti i suoi, adesso dovrò farne un altro anche per tutte le pozioni, ma quelle gliele metto giù appena c'ho tempo. Adesso ho fatto solo questo e lei c'ha sto bagno enorme che è veramente enorme, però dai, una volta ogni tanto fare delle stanze enormi le posso anche fare. Ho fatto così e qua c'è appunto l'altro armadietto con la carta igienica. È tutto nero e bianco però, perché veramente se no tutto nero mi viene l'angoscia solo a giocarci. Quindi la casetta mi sembra meglio, ditemi voi cosa ne pensate, anche da fuori mi sembra un po' più accettabile, proprio non mi piaceva come l'avevo fatta, era troppo boh, coi tetti, non lo so. Non mi piaceva. Poi le ho fatto la serra per Dark,
perché lei comunque essendo incantatrice ha le sue piantine, quindi la valeriana, la mandragora, qui poi troverà altra roba, so che ci vogliono anche le fragole per certe piante, forse anche la melagrana per certe pozioni, per ora c'ha mandragora e valeriana. E qua c'è il prezzemolo. Devo piantarle anche la patata perché le patate servono per le pozioni. Insomma, piano piano ce le prendiamo tutte. E qui c'è appunto il ciliegio e il melo, anche quello serve per le pozioni. Poi ha riscattato la bici, questa gliel'ha regalata il Tristo. Si è sprecato, poteva regalargli una Rolls Royce già che c'era. Vabbè. E ha detto così è più facile per te venire al lavoro. Quindi aspettiamo che nascano i babies. I babies. Adesso puoi uscire dal bagno tu. Io non ve l'ho fatto vedere bene da vicino lui. Non è brutto, eh? È un bel ragazzotto. Ma ve lo faccio vedere. Riblocco un attimo, se no questo si alza sul più bello. Eccolo qua, è carino, il nostro becchino, bella sta pettinatura e sta barba mi fanno impazzire, guardate che bello che è, impegnato nelle sue faccende quotidiane. Va bene, poi ho messo la cancellata che è un po' troppo pomposa per i miei gusti, ma dai, ci sta. In fondo siamo a Ravenwood. Allora, io non ho migliorato per niente, nel senso che per rifare sta casa e così l'unico miglioramento è stato che finalmente sono incinte tutte e due. E Bright partorirà sicuramente prima. Bright, invece di fare le scematine, cosa ne guardate che panza. Allora, lei è vediamo, fammela cliccare. Lei è, no, che regalo al collettivo? Boh. Secondo trimestre, terzo trimestre Beh, fra bella. 7 ore, Oh, non so, forse vedremo bellissimo. nascere il suo, ma ho i miei dubbi in questo episodio, mentre lei. Oh Che ragazzi, il bello. Tristo non era scontento, era abbastanza indifferente, diciamo, ecco. Si vede che lui è abituato ad avere tanti figli sparsi per le galassie, non lo so perché. Quando gliel'ha detto, lui sì, però non era così, ah, faccio la festa, che bello, non vedo l'ora, ecco. Vabbè, comunque è suo figlio e su questo non siamo dovuti nemmeno ricorrere alla fecondazione artificiale col Grim Reaper perché hanno fatto fichi fichi sotto la doccia dell'ufficio, come era già successo, solo che eravamo stati interrotti perché aveva finito il turno di lavoro stavolta. Cosa deve fare fra l'altro lei? Perché libera gli spiriti fatto, deve raggiungere il 3 di tanatologia. Vediamo se ce l'ha qui o se devo. Non so se è già pronta, penso che debba rileggerlo. Proviamo a farle leggere il volume 2, che credo di averglielo acquistato. Eccolo qua. Volume 2, vediamo se ci capisce qualcosa. Leggi, amore, cosa stai facendo? No, non giochi a sport incredibili, tesoro. Ti leggi e ti cambi anche perché va bene tutto. Questo è l'abito da lavoro, però. Abiti, dopo ti cambi abito e ti metti così vi faccio un po' vedere anche i suoi abbigliamenti. Quasi quasi le faccio mettere. Oh, quanto mi piace questo. Così mantieni la cuffietta, amore. Brava, leggi, ma siediti col panzotto. Lei invece è fra Ah, sempre 17 stesso. ore entra nel secondo trimestre, quindi no.
Il figlio del Tristo non lo vedremo. Vedremo però cosa ci fa questo qua. Ah, oh no, lo butto via. Fa da guardia alla porta. No, no. Questo gliel'avevo messo, ma non... è un po' troppo inquietante per un bambino, secondo me. Mi piace così la sua cameretta. Ok, allora, lei fra quanto va al lavoro? Catturatrice di polvere alla polvere, quindi è a livello 3 e fra 9 ore. Lui a che livello è? Allenati appena iniziato. Va bene. Ci vediamo domattina. Eccola qua, vediamo oggi cosa deve fare. Vediamo, vediamo. Cerca un'assegnazione. Per ora non abbiamo mietuto niente, eh? Cerca un'assegnazione. Ma dov'è, che si vede il numero degli spiriti che bisogna raggiungere? Forse qui? No. Vediamo un po' se mi dice qualcosa. Dovrei raggiungere la quota degli spiriti. Sì, ma se non mi dite... Quanti ne devo? È arrivata una chiamata di emergenza. Al suo ultimo spettacolo, il comico locale ha fatto morire il pubblico letteralmente. Sembra che i Sims da riconoscere siano numerosi, c'è poco da scherzare. Oddio, un comico che fa morire. Quando si può morire dal ridere, certo, infatti si dice anche viaggia, vai a fare allora, tornerai in ufficio, vuoi raggiungere il luogo, tieni presente che si consiglia di prepararsi per l'incarico. Come devo fare prepararsi? Non mi hanno ancora fatto esercitare col pupazzo lì, speriamo che riesca lo stesso a capire come si fa. Vediamo dove mi mandano. Weila, in discoteca. Allora, oh, mamma, quanti morti! E non c'è nessuno che possa dirci perché sono morti? Vediamo qui, indaga sulla causa della morte, controlla la posizione degli arti. Tanto sono tutti uguali, gli arti sono messi tutti allo stesso modo. Ci stai andando? Sì. Oh, non c'è nessuno che possa dirmi com'è successa questa cosa. Però caspita, quassù c'è qualcuno? No, però non c'è nemmeno qualche cadavere qua. Meno male. Beh, ci facciamo un po' di anime se lei riesce a mietere. Vediamo. Poi hai cominciato. Dove sei? Ah. Ok, poi scusate se ogni tanto tolgo. Ok, controlla la posizione degli arti. Molto bene, indaga sulla causa della morte, controlla l'espressione. Voglio proprio vederla. Cambiamo il plumbob che io intanto faccio un po' di foto. Sì, qua ce n'è una caterva qui. Che è successo qua? Ah, il comico che li ha fatti morire, sì, morta dal ridere. Sono morti dal ridere. Poi, indaga sulla causa della morte, controlla il battito. Oddio, se è morta, in teoria il battito non lo dovrebbe avere. Cos'hai che non va? È faticoso, non mi sembra un lavoro così faticoso. Dark, dai. Brava, ce l'ha il battito? Bello che fa tutto col telefonino. Poi, ancora, controlla la temperatura. Vediamo se è già fredda. Mamma mia, che strana sta cosa, però. Tu c'hai fame e c'hai la vescica. Poi fai, mamma mia, ancora, controlla la presenza di vibrazioni. Eh sì, perché lei non ha potuto Sensei, esercitarsi, eh. Non sai cosa fare? T'ho detto, determina la causa della morte. Oh, forse ce l'abbiamo fatta.
Forse sì. Ok, raccogli Forse sì. bene. Allora, raccogli lo spirito con cautela, perché lei non è ancora molto esperta, in effetti. Oila, con che gusto l'ha fatto? Con che gusto? Raccogliamo tutte le altre anime, così ce ne facciamo una ragione. Ah, di loro no? Perché per gli altri no? Ah sì, perché questa è sua sorella, certo. Raccogli lo spirito e anche qui raccogli lo spirito con cautela. Vediamo come il mietitore, se è diverso. Vai tesoro, ma perché? Io non capisco, avranno aggiustato tanti bug, questo probabilmente non è un bug. Ma non se ne stanno mai fermi un attimo, sti Sims. Ci fosse una volta che dove li metti stanno, non sei capace, tesoro. Non sei capace, lo so. Allora raccogli con cautela e raccogli con cautela. Vediamo, con cautela ci riesce? Sì, con cautela sì. Quindi certo, è la prima volta che miete le anime, prima gli ha fatto cercare la mietimbrosia, gli ha fatto cercare gli spiritelli perduti, quindi non ha potuto esercitarsi molto. Ok, torna in ufficio, sì, adesso fai la pipì. Ok, andiamo in ufficio, sì, hai fame, mangi in ufficio. Ok, adesso devi fare un altro po' di cosine, ma visto che mi stai morendo, vai a fare la pipì. Allora, qui c'è la cucina, il bagno è qua. Usalo, fai la pipì come una campionessa, visto che sei orgogliosa del tuo lavoro. Oggi non lascia in pace il Grim Reaper, perché sai che agli uomini non piacciono le donne che gli danno troppo il tormento. Sì, magari se lo incontriamo gli dici di se vuole sentire il bambino. Ehi, lui è promosso a guardia del corpo. Bravo, bravo Mortimer. Guardia del corpo. 3 giorni, 21, bravo Mortimer, molto bene, siamo tutti molto orgogliosi di te, l'abbiamo visto. Ok, adesso prova a vedere se c'è qualcosa da mangiare, dov'è che, ah, si va a liberare tutti gli spiriti e poi fai un pasto veloce e prenditi un aloalo che è buono. Devo dire che l'aloalo è una delle poche cose dei pasti veloci che gradiscono, perché non deve essere riscaldato nel microonde. E due, vai, liberane ancora. E tre, quattro, bravissimo. Hai liberato 4 spiriti. Poi mangia velocemente perché devi fare altre cose. Intanto vorrei che anche ti Grim dov'è? Eccolo lì. Oh, tu chi sei? Non è che me lo vuoi portare via, ma cara la mia Dark, non puoi essere gelosa del Tristo, perché cioè non puoi pretendere che il Tristo sia tutto tuo, proprio no. Non puoi. Allora, intanto familiarizza con i colleghi, anche se lì non c'è scritto, però so che deve familiarizzare. Familiarizza anche con lui, presentazione amichevole. Dove sei? Sei andata, ma brava questa qui, è brava. Chi è questa qui? È quella che stava parlando col Cristo. Samara Filo. Ah, lei è Samara.
Qua? No, Samaria. 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 Vai, parla un po' con lui. Parla col Cristo, digli, vuoi sentire il bebè? È tuo figlio, sai? È tuo figlio il bebè, però non dobbiamo perdere tempo, lascia perdere che devi fare il lavoro. Quindi deve analizza le tendenze di mortalità, quel computer lì è ciapato, prenditi questo. Analizza le tendenze di mortalità. E poi dal tabletto invece, dal tabletto devi pianificare i programmi di mietitura. Ok, ci vai? Sì, c'è vita mortale. Oh, le statistiche dicono che la morte per coniglio assassino non sta tendendo al rialzo come potrebbe. Il che fa venire un'idea ad Arche. E se il mietitore riuscisse ad aprire una fattoria didattica con questi morbidi mostriciattoli, le statistiche potrebbero di sicuro migliorare. Ma come potremmo promuovere l'iniziativa? Non c'è dubbio che dovremmo avvisare i SIN del potenziale pericolo, ma dovremmo proprio? No, lei è cattiva, pubblicizza come animale morbido. Lei dice no, accarezzata. Il mietitore è impressionato dall'iniziativa di Dark. Il sopralluogo della sede ideale si sta svolgendo proprio in questo momento. Aumento di relazione con il mietitore. Ancora di più? Ce n'ha già così tanto col mietitore, guardate, al massimo di amicizia. Oh. E infatti deve socializzare con i colleghi, per cui questo è un collega. Fai una bella presentazione amichevole con lei. Fai, informati sull'identità fantasmatica. Dai che dobbiamo arrivare a loro. Ordina forniture per l'ufficio. Ma lo sta pianificando. Il giorno lavorativo di Dark, lo so, arriviamo sempre strozzati. Cosa dobbiamo fare? Ordina forniture da ufficio. Non so se ce la facciamo a raggiungere l'oro. Dai, fai sto tabletto che forse con questo fai oro. Non credo che arriverà una produzione. No, non siamo arrivati all'oro. Dai, sbrigati. Dai, no, non chiacchierare più. Vai a ordinare. No, no, non informarti più. Ordina. Dai, il Cristo fa finta di niente, a vederci con la pancia. Figurati, è un gran marpione il Cristo. È un marpione, sarà il 2785esimo figlio. Non ci pensare proprio che sia fedele lui. Vediamo un po' di aprire il profilo, intanto che lei lavora. Diplomato, fichi fichi, anime gemelle, oltre tombale, buona compatibilità, partner bollente. Profondamente legato, anche lui è profondamente legato a lei. Attrazione dark indifferente. Beh, non sembrerebbe da come si è trascinata lui nella doccia. Va bene, dai, sbrigati, 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 sbrigati. Dai, che sta per finire, ordina ste forniture da ufficio e noi vediamo intanto se lei partorisce fra. Molto bene. Ah, ok, è promossa. Agente delle riscossioni. Per un totale di 54 l'ho anche ricevuto 1.800. Suo prossimo turno è sabato alle 14. Bene.
È tornata a casa e basta. Adesso chiudiamo l'episodio e poi nel prossimo sicuramente vedremo nascere i due cuginetti, ma soprattutto il principino o la principessina delle tenebre. Vi saluto, ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao!